punto di ristoro, lo stand gastronomico in piena attività. In fondo c'è la cucina, qua il bar, qua c'è Massimo addetto alla birra proveniente dalla Germania. Direttamente dalla Germania. Signori, Sabina, ve l'ho detto da dove viene? Se lei non si fida, guarda, qua dietro c'è il tubo, arriva a Monaco. Quarto d'ora 21, dipende dal traffico. Ecco lo stand gastronomico, i ragazzi già cominciano a mangiare dopo le fatiche della gara. Senza il vento, attento, mangiate ragazzi che è buono. Vai! Qua la postazione radiofonica. Ecco il nostro chef Canavacciolo, il nostro chef proprio per la prima volta qui a Castelfrentano. Qua c'è i premi, Centro Freschi da Lorenzo, Coppe Italiche, Lanciano, Piro Fantasy, pirotecnici, Basso, il nostro addetto, Marfisi e Gian Cristoforo, Movimento Terra, ecco Materiali per l'Edilizia, Lanciano. Ecco il nostro Antonio, fa la spola a portare le pietanze. Qua ci sono i genitori con i ragazzi, stanno mangiando. Ecco i quattro colli. Qua c'è la Virtus Castelfrentano. Si mangiano. I ragazzi hanno il primo offerto dall'organizzazione della società di Castelfrentano. Oggi è una bella giornata, domenica, l'utile al dilettevole. Una domenica dedicata allo sport. Rosi Sport, presso lo staff ancora in attività, stanno preparando il campo per le gare che riprenderanno alle ore 15 con l'altro girone. Studio Ingegneria Edile, ingegner Antonio D'Alfonso, Sant'Eusanio dei Santi. Coordinate più tutti dal patron Marfisi Carmi e responsabile tecnico della Virtus Bocconotti, Lo Bosco Rosa, Castelfrentano. Bar, caffetteria, Bel Paese, Contrada Villa Andreoli, Lanciano. Oggi abbiamo i primi calci 2008, alle 15 farà il suo esordio la Val di Sangro contro la Valle Aventino. Le finali dei Pulcini 2007 sono previste alle ore 18 sul campo B, mentre le finali dei primi calci 2008 è previsto per le ore 17. Dobbiamo Ecco sempre in fondo lo stand gastronomico e bar è pieno. Gli avventori in attesa
delle derrate alimentari che hanno ordinato. Qua c'è il nostro speaker. Di dove siete? Costa Cesia? Costa Cesia! Andate al mare!